Questa attività di fatto è già iniziata da qualche mese, ha avuto anche dei buoni risultati. È un'attività che abbiamo concordato con la Regione Calabria, l'ATERP e ovviamente il Comune di Catanzaro, che è il primo in Calabria a sperimentare questo nuovo metodo, e le forze di polizia, i vigili del fuoco, che sono essenziali in questa procedura. Sostanzialmente si è partiti con un censimento delle occupazioni abusive nei quartieri sud della città, che come sappiamo sono i quartieri più a rischio. L'obiettivo è duplice: da una parte quello di riportare la legalità in questi settori, perché gli alloggi abusivi hanno anche possibilità di essere autorizzati per scopi assolutamente diversi rispetto a quelli abitativi. E nello stesso tempo ridare la possibilità ad ATERP e Regione Calabria di poter riacquistare un patrimonio perso per poterlo riaffidare a chi ne ha effettivamente bisogno e diritto soprattutto. È un passaggio importante perché oggi sigliamo un protocollo d'intesa che vogliamo utilizzare come base di riferimento da esportare in tutto il territorio regionale. Lo ha chiarito il prefetto, l'obiettivo è quello di ripristinare le norme e le regole che ci consentono il vivere civile anche a queste latitudini. Noi abbiamo un problema grandissimo con le nostre ATERP, vale a dire anche problemi economici che si riflettono, vale a dire un'occupazione diffusa e pervasiva a livello abusivo delle abitazioni che sono nate allo scopo di fornire servizi alle fasce più deboli e quindi coloro che oggi purtroppo non possono usufruire di questi alloggi perché sono occupati anche abusivamente. Quindi si tratta di una ricognizione puntuale che ha seguito in particolare la Prefettura di Catanzaro con la collaborazione di tutti, non solo della Regione, ma anche del Comune, dell'ATERP e delle forze dell'ordine.